Pro 12 pollici Action Figure Collection del 2008. Fino al 2019, questo era, assieme al Medicom, il più grande modello action figure di Goldrake in circolazione. Questo Goldrake è molto giocabile ed è fatto completamente in plastica. Le articolazioni sono molto robuste. Sentite il rumorino? Ah, mi fa impazzire questo rumorino. Notare, i pugni sono esattamente come il SOC, morbidi, e quando si piegano le lame si stendono a lato. E come SOC è un pezzo unico anche qua. Il corpo non si muove. Le anche si muovono leggermente avanti e indietro, proprio poco poco. La testa si muove solamente a lato. E le braccia non si alzano più di così. Si possono alzare così, ma non vanno più in là. È un bel giocattolone, insomma, come poi quasi tutti i prodotti dalla HL, che sono più, diciamo, giocattoli che modelli. Una cosa interessante è che ho notato, avendoli entrambi, è che è quasi identico al Diecast Spacer Set, scusate, quello piccolino, esatto, proprio quello piccolino. Notare? Quello piccolino, vedete com'è fatta la testa? Notare la mascella e l'angolatura delle corna. Guardate il grande, notare la mascella, l'angolo delle corna. Sono due gocce d'acqua e questo probabilmente è perché lo fa la stessa ditta, la HL Pro High Dream. Come per il Ra, è nato così, senza lo spacer o i mezzi di appoggio. Pochissimi accessori, giusto l'alabarda e un paio di mani. L'alabarda è più corta del corpo. Le
La linea 12 pollici Action Figure Collection si compone di tre robot e sono il classico trio nagayano, ovvero Mazinga Z, il grande Mazinga e quest'ultimo il Goldrake. Le differenze dal punto di vista delle articolazioni sono veramente minime. L'unica cosa che è veramente differenza è che Mazinga Z ha come optional il pugno super rinforzato, che si vede in una sola puntata.